Nessun libro dei sogni, ma una valutazione della fattibilità dei progetti. Sinergie fra soggetti pubblici e privati per dare un futuro a un territorio che è stato per decenni all'avanguardia in termini di innovazione tecnologica e produttiva e che è alla ricerca di un nuovo ruolo nell'economia globale. È questa la filosofia dell'Agenzia per lo sviluppo del Canavese che a Strambinello ha presentato alla stampa le proposte e le priorità su quattro assi tematici: infrastrutture e trasporti, sostegno all'industria e in generale alle attività produttive, formazione e istruzione, cultura e turismo, con la grande sfida di Ivrea, patrimonio UNESCO, ma non solo. A Strambinello i promotori dell'agenzia e gli amministratori locali si sono confrontati soprattutto sulle infrastrutture. L'elenco dei progetti considerati prioritari comprende 19 interventi, fra cui il peduncolo di Ivrea, il rifacimento dell'ex statale 460 fra Lombardore e Salassa, una variante alla strettoia costituita dal Ponte dei Preti, transitabile in sicurezza ma inadatto al traffico pesante. Direi che è un primo passo importante, vedere innanzitutto persone che provengono e rappresentano mondi molto diversi, l'industria, l'agricoltura, il commercio, l'artigianato, il sindacato, tutta la parte politica e amministrativa del territorio che lavorano insieme verso obiettivi e progettualità comuni. Noi abbiamo tre progetti importanti che sono il peduncolo della variante della cittadina di Bollengo, del paese di Bollengo, la variante della 460 e il nuovo Ponte Preti con adeguamento della 565. Sull'adeguamento del Ponte Preti e sul peduncolo noi abbiamo dei progetti in fase preliminare. Sulla variante 460, nuovo tratto tra Salassa e Lombardore, invece c'è già un progetto definitivo che noi adegueremo come quadro economico internamente. Quindi il primo progetto su cui partiremo è quello. Nel frattempo chiederemo risorse per cominciare la progettazione e arrivare alla fase definitiva delle altre due opere. Ciò ci permetterà di arrivare nella cessione ad ANAS con dei progetti cantieriabili che possono entrare nel loro piano di programmazione e investimenti. L'iniziativa che ho promosso, 30 metri, quindi di questa piattaforma georeferenziata, finalmente esalta quelle che sono le capacità di alcuni siti, non di tutti, di poter essere messi sul mercato in maniera assolutamente produttiva e che permettano ad investitori nazionali o internazionali di risiedere, quindi di creare sviluppo sul nostro territorio e soprattutto occupazione, con l'opportunità finalmente di restarci stabilmente.